Insieme contro i trafficanti di esseri umani, lo ha detto la ministra Lamorgese a Trieste al termine dell'incontro dei ministri dell'Interno europei, del Nord Africa e i commissari dell'Unione, Flavia Lorenzoni. Stabilire insieme delle strategie di comunicazione e non solo, ma anche strategie per affrontare il problema del traffico degli esseri umani. Prevenire e combattere il traffico di migranti in modo congiunto e coordinato tra Unione Europea e alcuni paesi del Nord Africa che si affacciano sul Mediterraneo. È la sfida comune lanciata al termine della videoconferenza organizzata dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Un vertice da Trieste al quale hanno partecipato due commissari europei, i ministri dell'Interno di Germania, Francia, Spagna e Malta e quelli di Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania. Alla fine si è deciso che dopo l'estate si riunirà un tavolo di alto livello tecnico per stabilire, per mettere in atto quelle che sono le linee che ci siamo dati oggi sotto l'egida della Commissione europea. La Commissione europea deve avere un ruolo primario nel perseguire le reti criminali che sfruttano gli esseri umani. Per questo servono ancora di più, ha sottolineato il responsabile del Viminale, cooperazione tra Europa e paesi africani. Specie in questo momento, ha detto il ministro Lamorgese, con la ripresa degli sbarchi cosiddetti autonomi sulle coste italiane. Sono quasi 9.000 i migranti arrivati dall'inizio dell'anno, è quanto emerge dall'ultimo report del Viminale. E sulle navi quarantena il ministro ha annunciato l'avvio di una procedura accelerata per una seconda imbarcazione destinata ai migranti positivi al Covid.